Allora, ciao Nicola. Ciao. Allora, siamo con Nicola Mazzella, Cantine Antonio Mazzella. Ci troviamo nella bellissima isola di Ischia e precisamente in frazione Campagnano. Hai 6 ettari di Sì. vigneto, quest'anno se ne aggiungono altri 5 e qui sicuramente si può parlare, senza paura di essere smentiti, di viticoltura eroica o estrema. Siamo Quindi, in Nicola, una zona che dimmi. Siamo in una zona praticamente ad est dell'isola di Ischia, dove per essere precisi la località è la baia di San Pancrazio. Quindi tutti i vigneti, qualche vigneto un po' prima, qualche vigneto un po' dopo, si affacciano sulla baia di San Pancrazio, guardando il castello. Quindi siamo in una posizione dell'isola, diciamo, con precisione a sud-est dell'isola, andando verso sud. Tutti i nostri vigneti sono vigneti di famiglia. Adesso abbiamo acquistato questa ultima tenuta che stiamo poi mettendo su. Saremo pronti, diciamo, con le produzioni di questa vigna tra 3-4 anni. Abbiamo circa 40 conferitori in tutta l'isola che ci conferiscono le uve, quindi non abbiamo solo vigna nostra, ma abbiamo questo piccolo gruppo di conferimento da parte di piccoli viticoltori che ci conferiscono a piccole quantità, dove ci permettono di fare, diciamo così, i prodotti base, che sono il Biancolela, il Forastera, il Piedirosso, che poi sono gli autoctoni ischitani. Questi sono un po' sparsi per l'isola e anche nella nostra zona. Diciamo che il 70% sono nella nostra zona e il resto sono un po' sparsi per l'isola. Quindi parliamo anche delle Pomeo, quindi parliamo anche della zona di Serrara Fontana, in altri comuni, nel comune di Forio, nel comune di Panza. Quindi diciamo così siamo un po' anche in tutta l'isola con i conferitori. Però parte del conferimento viene dalla nostra zona, quindi l'80% delle uve, diciamo, è conferito dalla parte sud-est. L'azienda nasce con nonno Nicola, che inizia l'azienda nel 1940. Inizia l'azienda e vende praticamente il vino sfuso con la sua vigna. Successivamente al nonno succede papà. Papà, che praticamente dove ha fatto la cantina, praticamente noi abbiamo trovato attualmente dove noi imbottigliamo è la cantina che ha realizzato papà. E noi abbiamo realizzato la vinificazione, che prima noi praticamente vinificavamo in vigna conferitore per conferitore. Adesso abbiamo la nostra azienda, la nostra cantina di vinificazione, la nostra produzione, dove la nostra produzione di quest'anno era di circa 150.000 bottiglie, è di circa 150.000 bottiglie. Più o meno, diciamo, siamo intorno a questi numeri. Che è suddivisa in l'80% bianchi e diciamo, dal 20 al 25% di rossi, perché Ischia non ha una grande potenzialità di vitigni rossi. Quello che vinifichiamo è solamente autoctono. Io non ho aggiunto assolutamente né aggiunto né, diciamo così, trovato dei vitigni anomali, rispetto anche perché gestendo questi piccoli conferitori, le uve sono tutte uve ischitane, quindi sono impianti molto vecchi, sono tanti di questi gli impianti sono ancora su alberello ischitano, su pergola di castagno, legato con salice. Quindi parliamo della vecchia scuola, non parliamo dei nuovi vigneti gestiti a Guyot, eccetera, eccetera, ma parliamo della tradizione. Quindi, diciamo, io e mia sorella, che ci siamo poi affacciati successivamente a mio padre, quindi la terza generazione, ci siamo trovati
potremmo dire anche così, anche se è brutto, ma costretti a gestire le uve del conferimento, ma a gestire la tradizione. Quindi a gestire queste uve che vengono dai vigneti, allevati in questo modo. Quindi allevati alla vecchia maniera, quindi allevati a mano. Questa è la panoramica dell'azienda, che l'azienda cresce in questo modo. Ciao, cresce. È tuo figlio, cresce, giusto? Cresce in questo modo, quindi cresce con la tradizione, gestendo tutte queste persone, anche zii, parenti, cugini che hanno la vigna, e praticamente si sono accodati, noi abbiamo comprato sempre le loro uve. Da sempre abbiamo cercato di cercare di portare il proprio lavoro di un anno, ma di dargli il giusto a queste persone, anche perché noi cerchiamo di remunerarli molto 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 bene rispetto al mercato. Quindi noi paghiamo le uve molto molto alte, diciamo così, proprio perché la lavorazione ischitana della vigna non è una lavorazione della terraferma, una lavorazione che possiamo dire fatta meccanicamente, ma al contrario è una lavorazione fatta totalmente a mano, gestita in un certo modo, così comode da spostare tra la vigna e la cantina. Sì, c'è infatti, questo... l'anno scorso quando venni in cantina mi stupì molto il racconto delle uve su queste vigne estreme che vengono poi trasportate via mare alla fine. Ce lo vuoi raccontare, Nicola? Sì, questa è una cosa... Sì, allora, noi facciamo questa particolarità, viene gestita in 6-7 particelle, 6-7 particelle del nostro conferimento. Due sono nostre, della nostra vigna. Altre tre non sono vigne nostre, ma sono dei nostri conferitori che ci conferiscono queste uve, ma ce le conferiscono a mosto, quindi non ce le possono conferire in uva. Perché? Ti spiego una cosa molto semplice. Dove vengono allevati questi vigneti? No, una cosa molto semplice, voglio dire, da capire, perché certo. Questi vigneti sono allevati in un punto dove la strada è solamente pedonale e c'è un passaggio di 40 centimetri dove metti un piede uno davanti all'altro. Quindi queste vigne vengono gestite tutte totalmente a mano, ancora con i trattamenti a mano, eccetera, eccetera. Che cosa si fa? Per poter prendere questo prodotto che loro hanno fatto tutto l'anno, loro ammostano in vigna, quindi pigiano alla vecchia maniera, torchiano con i torchi a mano, come si faceva una volta, proprio nella classicissima maniera tradizionale. E noi prendiamo il mosto sporco la sera che loro hanno finito la vendemmia. Io porto il mosto in cantina, lo metto a bassa temperatura, ci faccio una decantazione statica e lo metto a fermentare domani mattina. Una pratica semplicissima, ma è molto elaborata per portare il mosto in cantina. Quindi ci sono mezzi, uomini impiegati, barche, eccetera, eccetera. Questo è un po' il problema. Sì, perché l'anno scorso mi spiegava una geologa che per caso arrivò in cantina mentre ero da te, di questo, lo chiamo cala cala, la tecnica del cala cala, cioè questo passaggio tra la terra allora, e il sì. Mare, ed è una cosa bellissima. Guarda, cala cala è praticamente è uno scambio tra i prodotti della terra e i prodotti del mare. Mio nonno l'ha fatto fino a pochissimo tempo fa, anche papà a volte, anche adesso dei giorni lo fa con i suoi amici che vengono dal mare, perché lavorando tutti i giorni molto vicini alla costa, le barche che pescano, basta dare una voce e quello che hai adesso è il momento di, potrebbe essere una cosa ma semplicissima, come se hai delle fave, piselli, carciofi, oppure insalate, eccetera, eccetera, di questo periodo,
si scambiano col pesce povero che loro hanno preso. È una cosa bellissima, perché chi non l'ha mai fa, per me è una cosa comune. Allora, invece in vigna quali uve abbiamo, come vengono allevate, più o meno l'età media e anche la tipologia di terreno che c'è a Ischia, che è incredibile, no? Sì, allora noi se parliamo di una di un che io parlo sempre di tutto e di tutti, diciamo così, anche parlo anche per le altre aziende che sono a Ischia, e la cosa molto bella è che noi giriamo tutti i comuni trovando delle particolari, dei particolari molto 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 diversi, ma anche parliamo di terreno. Allora, la nostra zona è la zona più vecchia, dove la prima formazione dell'isola, e successivamente si è formata la parte ovest, quindi dove è l'isola, è la prima formazione dell'isola, quindi Ischia si è formata prima e poi successivamente dopo si è formata la parte ovest. Se noi guardiamo nel centro, quindi nella parte nord, parliamo di Casamicciola, di Laccameno, si vede anche da chi viene dal mare un'isola molto verdeggiante, molto rigogliosa. E questa poi la nostra caratteristica a cui ci hanno messo questo nome di Isola Verde, no? Okay. E andando verso sud c'è questa rigogliosità, ma ti accorgi che anche passando dal mare ti accorgi che la tipologia del terreno cambia. Allora, nella nostra zona c'è tantissimo piroplastite vulcanica, parliamo di lapillo, quindi di un terreno molto leggero, dove accumula l'acqua in periodi di pioggia e la cede molto lentamente. Di un terreno leggero, ma parliamo di leggero perché quando lo butti in acqua galleggia. Cioè, è un raffreddamento della terra, così velocemente, della terra, diciamo così, dei depositi vulcanici, che si è raffreddato così velocemente che ha inglobato dell'aria. Quindi se tu la rompi, dentro c'ha delle piccole cellettine, adesso non ho per farti vedere, ma ci sarà modo, magari poi se ci vediamo, di farvi capire. E invece in questa nuova vigna, dove abbiamo adesso, stiamo praticamente sistemando pulente tutto, dalle nostre analisi di terreno ci dice che c'è l'85% di sabbia e il 15% di argilla. Quindi è una terra sabbiosa, stiamo parlando di una, come se fosse una spiaggia. Questa è una particolarissima, morfologia di terreno dell'isola, che solo se ci spostiamo non troviamo più questo terreno. Troviamo un terreno nel comune di Forio con del tufo verde che da noi non esiste. E questa è la bellissima caratteristica di quest'isola. Proprio avere a distanza di pochi chilometri questi particolarissimi terreni, dove in posti ci sono delle spiccatissime mineralità, in altri posti meno, ma questa è la bellezza. Cioè, noterai anche in altri produttori queste tipologie di profumi molto diverse, perché dove, se parliamo di vigneti esposti ad ovest, dove il sole arriva alle 10:30 di mattina, perché sono praticamente all'opposto nostro, noi prendiamo il sole dalle 5:30 che sorge il sole ad oggi, diciamo così, sorge circa alle 5:30, fino alle 3 del pomeriggio, poi il sole a noi ci saluta, non ce l'abbiamo più. Quindi c'è un'escursione termica nella zona sud-est molto più alta di quella ovest, perché noi dalle 3 comincia il vigneto a non avere più il sole, quindi ad avere delle ore di fresco, quindi ad avere questa escursione
più forte dal giorno alla notte. Questo viene molto recuperato in profumi, come sappiamo, perché queste escursioni più fresche aiutano praticamente ad avere un pochino di profumo in più. Se andiamo nella parte ovest, ci rendiamo conto che dove il sole se ne va alle 9 di sera ad oggi, perché alle 8 e mezza c'è ancora il sole, è praticamente un prodotto che quasi viene cotto fino alla sera. E qui siamo un po' più avanti, quindi c'è un po' di ossidazione in più, e ormai, voglio dire, chi vinifica tutto in cantina, sapendo l'esperienza degli anni, si riesce a gestire alla meglio. Ma ti assicuro che le uve che vengono dalla parte est assolutamente non si possono paragonare a quelle. Sono le uve della parte ovest, sono molto più a contatto col sole, ma anche per più ore. Sì. Perché è una cosa normalissima. Dove tramonta, tu hai l'uva che tante volte la terra non si riesce neanche ad abbassare la temperatura per le ore di notte, perché in questo periodo ci sono più ore di giorno che di notte, perché alle 9 e ancora giorno, pensa che alle 5 c'è un'escursione talmente corta tra quando se ne va e quando ritorna che è veramente poco. Questa è la cosa bella, di questo si apprezza, queste caratteristiche diverse tra terreno e tra esposizione, e alla fine questo è il bello del terroir. Cioè, un terroir è proprio questo, avendo una particella sita in un certo posto, con un certo terreno e con una certa esposizione. Questa è la cosa poi bella dell'isola. Ma infatti io adesso vorrei chiederti proprio della tua idea del vino. Io i tuoi vini li conosco molto bene, quindi questo concetto di terroir che tu mi hai espresso, personalmente lo ritrovo in maniera assolutamente molto chiara nei tuoi vini. Quindi che oltretutto, ricordiamolo, sono comunque bottiglie esclusivamente con vitigni autoctoni da conferitori che voi conoscete personalmente. Non voglio esagerare, però io so che tu controlli fin nel dettaglio la tipologia di uve, il lavoro che loro fanno in vigna fino alla cantina. Sì. Cioè, io lo so che tu lo fai. Ma essendo pochi conferitori, riusciamo a gestire questa cosa. Non sono tanti conferitori da poter perdere questa visione e di poter stare in sintonia con loro anche per i problemi fitosanitari, che sono un giro in vigna due volte al mese con il nostro agronomo, eccetera, eccetera. Per chi può cominciare ad avvertire qualche problema, eccetera, eccetera, c'è uno scambio di idee sempre, tutti gli anni, e con, alla fine, in realtà, se proprio vogliamo dire, sono più che amici che conferitori, perché poi alla fine si crea come una piccola famiglia. Un'azienda piccola è sempre così, non è come un'azienda dispersiva, diciamo così, è una famiglia quasi allargata dove questi 40 conferitori si uniscono a noi per quanto riguarda le decisioni, per quanto riguarda le epoche di vendemmia, per quanto riguarda la vendemmia stessa, perché noi di vendemmia facciamo un protocollo molto 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 rigido. Noi, ognuno di loro che porta le uve in cantina ha due giorni per poter vendemmiare. Quindi noi diamo le cassette alla sera, recuperiamo tutta l'uva che hanno tagliato in giornata e assolutissimamente non devono tagliare più delle cassette che gli diamo. Quindi, perché tutta l'uva che loro tagliano viene lavorata tutta in giornata, anche se si fa le 3 di notte. Tutta in giornata. Questo non loro ci hanno seguito. Noi siamo un poco puntigliosi su questo, devo essere sincero. Qualcuno un po' si lamenta. Però se uno vuole una certa qualità, c'è bisogno anche di un aiuto del conferitore. Non si può fare un lavoro grossolano. Allora, io dico sempre che se uno ha fatto un anno di lavoro,
il frutto di un anno si raccoglie a vendemmia. Perché buttare questo anno in una operazione sbagliata nel prevendemmia? È come se, voglio dire, come uno se avesse proseguito un'autostrada sempre allo stesso limite, ma arrivato vicino a casa è andato più forte per prendere la multa. Questa è veramente una cretinata, perché un anno di lavoro non si può bruciare in due giorni. Si deve avere la fermezza e un po' di autogestione da seguire delle regole per poter portare quest'uva molto sana in cantina, e se c'è da fare due scaglioni, ce ne sono da fare tre, per un motivo di logistica che l'uva non può arrivare un certo tempo su, eccetera, eccetera, si deve fare in questo modo. Quindi noi sempre espresso il nostro desiderio di dare una cura alle uve, specialmente in vendemmia nella raccolta, di arrivarci in cassette non molto piene, non si devono schiacciare le uve, assolutamente si devono, tutto quello che si lavora in giornata deve essere conferito, anche se tardi, non è un problema, ma tutto quello che è stato tagliato nella stessa giornata deve essere conferito. E noi lo lavoriamo tutto, anche se si fa molto tardi. Tanti giorni di vendemmia sappiamo che si entra in cantina alle 6 di mattina, si esce anche alle 3 o 4 di notte, non è quello il problema, ma è lavorare le uve, perché quel periodo, il mese, è come si... E io dico sempre, il nostro mese della vendemmia è come una donna. Se noi sbagliamo, ci siamo giocati tutta l'anno di lavoro. Quindi noi in quella fase lavoriamo per poter vivere l'anno dopo. Quindi è una fase delicatissima per me, delicatissima. E si devono seguire delle regole, quelle regole devono essere per tutti. Questa è la nostra idea. È un'idea, diciamo così, che si può gestire in una cantina piccola, non si può gestire in una cantina enorme, perché ognuno fa a caso suo, ma da noi l'idea mia è di essere sempre così piccolo, ma mai diventare una cantina enorme. Quindi per i numeri che ha Ischia, quindi Ischia non ha delle ambizioni in numeri, ha delle ambizioni qualitative, possiamo dire, ma non delle ambizioni quantitative. Le ambizioni quantitative, da adesso a 10 anni non ce l'avremo nessuno, perché tutte le persone anziane che oggi lavorano la vigna e poi non ci andranno più in vigna, saranno tutti terreni che se noi avremo la forza di gestire, li gestiremo noi, aziende. Ma il conferitore, con l'andare avanti del tempo, lo perderemo. Quindi dobbiamo crearci la nostra vigna di proprietà per sopperire al mancato, dalla mancata lavorazione. Questa è un po', diciamo, la gestione dei vigneti e delle, diciamo così, e della gestione vendemmia, di come la seguiamo noi. Poi ne abbiamo l'unico vitigno che, diciamo così, abbiamo aggiunto, se così vogliamo, ho aggiunto al nostro PD Rosso una piccola parte di aglianico per fare il nostro vigna di Levante. Che praticamente nella stessa vigna abbiamo innestato sul piedi rosso, sul 15% di questa vigna, una parte di aglianico, ma solamente perché il piedi rosso, essendo un prodotto che ha pochi tannini, è difficoltoso col colore, eccetera eccetera, l'aglianico ci dà una grandissima mano in questa fase, ci dà una grandissima mano soprattutto nella struttura, nella tannicità, e ci permette poi di invecchiarlo, di poterlo mettere in barrica e di dare un prodotto, diciamo così, un prodotto rosso che si può chiamare rosso, perché il nostro piedi rosso, io dico sempre che ha solo il colore di rosso, ma non ci sono queste grandi strutture, questi grandi tannini, indubbiamente. Ma possiamo... Nicola, infatti dimmi. Io che Ischia, diciamo, la conosco bene, il piedi rosso, cioè opere palum, come si chiama sull'isola, spesso, nel nostro dialetto,
Bravissimo, spesso mi è stato consigliato da persone del posto, quando è vinificato in purezza, di berlo leggermente fresco e mi hanno sempre detto, guarda, con alcune preparazioni di pesce ci sta benissimo, perché hanno questo approccio, come dici tu, con overe valumo, che è comunque un vino gastronomico che si può abbinare anche a preparazioni, diciamo, più semplici o Ma della tradizione. tranquillamente, un vino è un rosso veloce, se possiamo dire, un rosso che lo bevi senza impegno, un rosso che quando bevi un rosso non devi per forza mangiare un prodotto strutturato, un piatto complesso, ma lo potremmo pensare vicino a una zuppa di... lo potremmo pensare vicino al nostro coniglio all'ischitana, che secondo me ci sta benissimo. Buono. Lo potremmo pensare con i polipi praticamente in umido, rosso con il pomodoro, che ci sta benissimo. È un vitigno che io dico sempre, si può paragonare tipo alla Schiava Trentina, al rosso, c'è anche un altro vitigno friulano che è adesso mi sfugge il nome, comunque anche molto semplice, è un vitigno che non ha tannini, ha poco colore, non ha tantissimo colore, in certe annate comporta anche dei colori importanti, dove c'è concentrazione, dove c'è stata magari un'annata molto asciutta, quindi la buccia riesce ad accumulare un po' di polifenoli in più. Però è un vitigno, e metto veramente i puntini sulle i, difficilissimo da lavorare. Difficilissimo significa che è un vitigno che bisogna conoscere, è un vitigno che bisogna sbagliare per capire. È un vitigno che se ne va in riduzione solamente se lo guardi. È un vitigno che se non lo porti in cantina molto maturo ti dà tantissime problematiche di pirazzine. Ci sono degli aspetti con questo vitigno che tu non ti puoi permettere di sbagliare. Parliamo diciamo, di un'epoca di raccolta. Questa è una fase molto importante di un'epoca fenolica, diciamo, di maturazione massima. Io in un prodotto, per evitare queste problematiche, lo porto ad appassimento in pianta. Lo porto ad appassimento in pianta insieme alla guarnaccia e una piccolissima parte di aglianico. Lo vendemmio nel mese di dipende un po' dal periodo, anche se piove o eccetera eccetera, ma lo vendemmio nella prima decade di novembre. Questo dalla prima alla seconda decade. Questo dipende sempre dal problema tempo. Quindi parliamo di se fa una seconda estate, come spesso negli ultimi anni sta accadendo, come nel mese di ottobre, dopo le prime piogge, il tempo si raggiusta e fa quasi, possiamo dire, una seconda estate, che tutto il mese di ottobre è molto bello, eccetera, eccetera. In quel periodo io vado a fare due operazioni. Se c'è un'annata di poca acqua durante l'anno, lì vado solo a fare una defogliazione mettendo i grappoli bene in mostra e tenendo ben pulito a terra, cadenziato pure una volta a settimana, proprio per coccolare queste uve. Ma rimanendole attaccate in pianta, non le stacchiamo dalla pianta, assolutissimamente. Invece, se c'è stata troppa vigoria durante l'anno, perché ci sono state piogge che hanno aiutato alla pianta di stare molto in forza, eccetera, eccetera, lì diamo una pinzatina al grappolo e non facciamo più allattarlo, non facciamo più facciamo dargli acqua dalla pianta. E poi lo raccogliamo con una perdita di liquido, parliamo in acqua, dove il grappolo perde diciamo circa il 20% dell'acqua, quindi rimane un po' rugoso, ok? Il prodotto, il grappolo, e da questo grappolo diraspiamo
fermentazione, che sono circa 40-50 giorni di fermentazione, e c'è un alcol molto alto, indubbiamente, perché abbassando l'acqua c'è un alcol molto alto, ma la cosa molto positiva è che ci riserva una parte di malico ancora abbastanza importante, che non in tutti gli anni io faccio svolgere. Tante volte ho rimasto una piccolissima parte. Per quale motivo? Un po' volutamente dagli alcoli superiori, quindi in automatico, quando salgono gli alcoli superiori, è anche un po' difficile la lavorazione dei batteri, portare a termine, diciamo così, questa svolgere il malico. Ma anche volutamente, perché se lo assaggi, quel pizzico di freschezza, quasi quasi, ti aiuta a berlo. Non è così stancante. Vero. Di un prodotto col malico svolto e con 15 gradi d'alcol. Quindi questo alcol molto alto è aiutato da questa piccola parte di malico che gli è rimasta, che ti aiuta a bere, che non ti sembra un vino che ha fatto quel processo. Te ne accorgi quasi dopo in bocca, ma al naso non lo avverti. Te lo chiedo io, quindi non ti preoccupare, faccio partire e dico, okay. Quindi in generale mi vuoi spiegare la tua idea di vino? Quindi tu prima di salutarci, se mi spieghi la tua idea di vino, sì. E chiudiamo. Okay. 3 minuti, Nico? Sì. Vado? Ok. Sì, ti sei bloccato un attimo. Allora, Nicola... adesso se ti va di spiegarmi, prima di salutarci, la tua idea di vino in generale. Sì, allora diciamo che vi spiegherò in breve. Io, questa è la mia 19ª vendemmia che faccio in cantina. Da quando sono entrato non sono enologo, non ho gli studi, diciamo, di enologia e neanche di agronomo. È solo praticamente la passione che mi ha portato a gestire l'azienda di famiglia e a cercare di portare a un certo livello. Nei nostri vini troverete assolutamente una pulizia che è la primissima cosa che io pretendo dai miei prodotti. Quindi assolutissimamente non parliamo di lieviti indigeni, non parliamo di malolattiche sui bianchi, non parliamo di parliamo soprattutto di gestire una tradizione vitivinicola legata a uno sviluppo diciamo così, enotecnologico, se così vogliamo dire, sposato da azoto, grandissima cura delle uve, raffreddamento delle uve, criomacerazione. Cioè cercare di tirare fuori il vero da questi vitigni autoctoni, ripeto, soprattutto bianchi. Io uso fare dei pedicube, quindi faccio partire dei lieviti, ma assolutamente, questo nel modo più assoluto, non userò mai lieviti indigeni e non sentirete mai delle puzze, e dico mai, nei nostri prodotti. Sono molto molto attento a queste caratteristiche, quindi dei vini sono seguiti dalla vigna alla cantina, particolarmente, non, assolutissimamente non daremo dei vini ossidati, ma dei vini con un terroir molto seguiti in cantina, quindi con dei batonage sul proprio feccino, ma con con la massima pulizia olfattiva. E mettiamo molto 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 in risalto quello che è l'acidità e quello che ci dà la nostra isola, che è veramente un patrimonio incredibile, anche molto diverso da tanti altri posti, diciamo così, della Campania, eccetera eccetera. Perfetto, Nicola, io ti ringrazio, ti saluto e noi continuiamo con la conversazione sul vino, diciamo, fuori dalla registrazione, così io mi finisco questo biancolella che mi sto bevendo dall'inizio. A posto così. Grazie mille, un abbraccio Nicola. Comunque, ciao. Appena altrettanto a te, grazie. Ciao Nicola. Ciao, ciao, ciao.